Euro Regione News. Codroipo, esplosione di solidarietà per Giampiero. Lui è uno dei militari in servizio presso la caserma dei Lancieri di Novara, noti anche come i Bianchi Lancieri, quelli che spesso sono impegnati nelle missioni di pace all'estero nei paesi in guerra, e gli stessi che finiscono sulle prime pagine dei giornali perché intervengono per risolvere problemi durante le operazioni Città Sicure a Milano, Roma o altre grandi città. Si chiama Giampiero Saglimbene, 37enne codroipese, originario di San Severo, in provincia di Foggia, ma ormai noto a tutti solo come Giampiero, affetto da un tumore raro la cui soluzione si prospetta esclusivamente tramite un intervento possibile negli Stati Uniti. Tra viaggio e costo dell'operazione si stimava una spesa di 600.000 euro. Quindi, anche se l'obiettivo minimo è stato di gran lunga superato, anche nei prossimi giorni sentiremo spesso parlare di lui. Ultimo esempio, mercoledì sera, durante il turno di chiusura della pasticceria Bar Pezzè in centro a Codroipo, vicino alla Basilica, Mariangela Annarella e Nunzia Martiniello, assieme al personale, hanno effettuato un'apertura straordinaria del chiosco esterno solo per vendere bibite e aperitivi, il cui ricavato è stato interamente versato nel conto corrente di Giampiero e la moglie Barbara Rado. Anche in questo caso il chiosco di Pezzè ha visto un afflusso inimmaginabile di persone, compresa tutta la giunta comunale, che ha voluto complimentarsi per l'iniziativa e partecipare personalmente. Dal Medio Friuli, per Euro Regione News, Marco Mascioli. Euro Regione News.